L'altro tema secondo me molto importante su cui, ahimè, i sindacati non stanno facendo una battaglia vera è quello della formazione. Cioè, oggi un giovane ben formato è ricercato nel mondo del lavoro. Quindi è chiaro che rispetto alla flessibilità che si è costretti a subire ci deve essere ad esempio maggiore attenzione alla formazione professionale. Mentre oggi la formazione professionale, penso a quella che viene fatta ad esempio dalle regioni, è una formazione professionale ormai finalizzata a se stessa. Spesso in mano di quattro consorterie che sono legate ai sindacati piuttosto che alla sezione di categorie, che poco, a cui poco interessa la finalità, no, di dover formare delle persone sulla base di quello che sono le esigenze del mercato. Cioè tu non è inutile che crei dei corsi di formazione professionale o di specializzazione e poi non hai una corrispondente richiesta sul mercato. Rischi di buttare via i soldi della formazione, come spesso accade, e in realtà giovare unicamente a chi la formazione la fa, non a chi la formazione dovrebbe averla come servizio. La Spagna è un paese che lo conosce particolarmente bene, da anni ormai c'è quasi questo scandalo in Italia, la Spagna che ci sta superando economicamente. Quali sono i rapporti adesso tra i due paesi, non so, c'è il parallelismo, che cosa ha fatto la Spagna che potremmo far noi per cercare di risalire in qualche modo la china? Beh, se mi consentite una battuta, la Spagna ha corso e noi siamo rimasti seduti. Questa è la prima cosa che mi viene in mente. Diciamo che questa corsa spagnola ha prodotto sicuramente un sorpasso in tanti settori, non in tutti, però molti sono i settori che oggi vedono vincente la Spagna rispetto alla realtà italiana. Ma io trovo un po' sciocco questa quasi invidia che traspare spesso alcuni articoli di giornale. Addirittura oggi vedo che si gode del fatto che il settore della costruzione spagnola sia entrato in crisi. Beh, voglio dire, stiamo parlando di un settore sicuramente importante, trainante, ma che per forza di cose doveva entrare in crisi perché è stato un settore che in Spagna è stato molto gonfiato. Ma la realtà è un'altra. L'Italia è un paese che ha un pareggio di bilancio, per esempio, pubblico, mentre noi abbiamo il deficit più alto d'Europa. È un paese che negli ultimi 20 anni ha costruito grandissime infrastrutture. Oggi la Spagna è collegata in un sistema di autostrade che credo che sia una delle migliori in Europa e partiva da zero. È un paese che ti offre in raso di pochi chilometri la centrale nucleare, la centrale eolica, la centrale solare, energia solare, mentre noi siamo ancora fermi sia per quanto riguarda l'energia alternativa sia per quanto riguarda l'energia nucleare, che cui siamo usciti pur essendo i primi in Europa come know-how e tecnologie tanti anni fa per uno scellerato referendum. Spagna è quella che ha una pubblica amministrazione che è tra le più efficienti in Europa, quindi è chiaro che tutto questo poi si ripercuote nella vita sociale del paese ed economica con dei vantaggi notevoli. In più la Spagna è un paese giovane, cioè a differenza dell'Italia che rimane un paese gerontocratico, voi guardate da chi è composto il Parlamento piuttosto che i vertici bancari o i vertici industriali, fate un'analisi anagrafica di questi dati, confrontate con la Spagna e vedete conto che là i giovani sono a potere, da noi purtroppo fanno la gavetta e arrivano casomai ai massimi vertici, anche loro molto avanti negli anni, e questo produce indubbiamente il fatto che si è meno trainanti da un punto di vista così del sociale ed economico. E questo è l'aspetto secondo me anche molto interessante. Voi pensate che, per darvi un dato, Aznar e Zapatero, che è l'attuale presidente del governo, sono diventati primi ministri all'età di 40 anni. Noi abbiamo un primo ministro che ne ha 70, ne avevamo uno precedentemente che aveva più o meno la stessa età e abbiamo un presidente della Repubblica che ne ha 80 in più. Ecco, questa è un po', voglio dire, la sintesi di un problema di un paese che ha puntato sui giovani, che crede nei giovani e che ha fatto dei giovani il motore poi del paese stesso. Quindi questa forse è la grande, diciamo, il grande atu che noi possiamo individuare nella realtà spagnola rispetto a quella italiana.
Noi purtroppo viviamo di una gerontocrazia che blocca i giovani e questo non è positivo. E noi col Tamarindo cercheremo nel nostro piccolo per almeno di tenere gli occhi aperti su quello che capita. Voi potete fare molto, dovete fare molto, perché credo che sia nelle vostre mani una rivoluzione anche culturale, cioè credo che giustamente i giovani debbano trovare spazio che gli è dovuto, ma soprattutto i giovani perché danno energia e hanno voglia di fare. Cioè, se tu arrivi troppo tardi ad occupare i posti, diciamo, di responsabilità, sei anche poco motivato. Il giovane invece è motivato perché giustamente capisce che ha una vita davanti anche per dimostrare quello che vale. E questo ritengo che sia un elemento determinante anche di un paese che corre e di uno che si è fermato. Ringraziamo l'onorevole Raisi e il Prelettore del Tamarindo, se avranno dei commenti o delle domande da porre all'onorevole, sarà felice di rispondere. Grazie per ciò che sta arrivando.